Le ambientazioni nei videogiochi mi hanno sempre affascinato profondamente. Quando un mondo di gioco riesce a catturarmi davvero, mi ritrovo spesso a fermarmi per ammirare i paesaggi che mi circondano. Per me, godere appieno di un gioco significa anche questo: tempo che dedico a osservare e immergermi nell'ambiente. Non è solo una questione di bellezza visiva, ma di come il paesaggio interagisce con me e di quanto sia stato costruito in modo coerente con la lore del gioco stesso. Sono dell'idea che le ambientazioni che amiamo di più, dico amiamo perché ovviamente è impossibile avere lo stesso gusto, ci sono entrate dentro perché le abbiamo vissute e intese non come mappe che fanno da contorno, ma come vera e propria parte integrante dell'esperienza ludica. I mondi dei videogiochi sono costruiti per raccontare storie, per suscitare emozioni, creare legami profondi tra noi e il videogioco stesso. Quando abbiamo in mano il nostro fidato controller o il mouse, attraverso l'esplorazione, la narrazione, grazie alla conduzione artistica, questi luoghi diventano parte integrante dell'esperienza personale che viviamo. L'ambientazione è uno spazio in cui sogniamo, viviamo l'avventura e, al fine di tutto, ci portiamo dentro i ricordi di quello che abbiamo vissuto e un viaggio che ci rimane impresso per tutta la vita. Di seguito vorrei parlarvi del perché i mondi videoludici ci affascinano, o almeno affascinano me. A fine video, se avete dei preferiti per ogni capitolo che andrò a cercare di sviluppare, potete scriverli tranquillamente nei commenti. Detto questo, direi di iniziare. Uno dei motivi principali per cui le ambientazioni videoludiche mi affascinano è la capacità di farci evadere dal mondo reale e immergerci in realtà alternative, che si tratti di mondi fantastici pieni di magia o di città futuristiche ispirate a un possibile domani. Le ambientazioni offrono un'opportunità unica di esplorare un mondo utopistico, di cui girovagando possiamo scoprirne la storia tramite documenti, artefatti, pitture rupestri o qualsiasi cosa sia in grado di parlarci, permettendoci di sentirci incastonati con tutto ciò che fila nel mondo. Alcuni livelli li amo perché mi portano a vivere due fasi: l'evasione dalla realtà e l'immersione nel mondo di gioco. Un esempio lampante sono i titoli come Fallout, dove l'ambientazione non solo fornisce uno sfondo alle vicende, ma anche a ciò che è venuto prima, contribuisce a trasmetterci le emozioni e i temi che il team di sviluppo va a trattare verso la sua opera. Le città misteriose e decadenti che visitiamo per la prima volta sono piene di persone con una storia dietro, i quali potrebbero coinvolgerci direttamente o meno. BioShock, nonostante sia un genere abbastanza diverso, per me è molto simile per quanto riguarda l'ambientazione. Non importa di quale titolo della trilogia andiamo a parlare, per me sono tutti validi, anzi, molto più che validi, ma prendetene uno a caso e hanno un'ambientazione epica, tutti! Però ti metti lì davanti al PC, indossi le cuffie e sei davanti a un universo inimitabile. Non so voi, ma ho sempre voluto scoprire da subito quello che c'era da sapere sui Big Daddy, sulle sorelline, il perché di Rapture, i segreti dietro Columbia, ed ogni volta rimanevo a bocca aperta. I background di gioco non servono solo a creare lo spazio in cui si passa all'azione e combattiamo immersi nel contesto ludico, spesso raccontano una storia tutta loro. Questo punto può sembrare simile al precedente, ma cercate di capirmi, l'immersione è una cosa, ma la funzione narrativa dell'ambientazione è un'altra ancora per me. In The Last of Us, le città in rovina e la natura che si riappropria degli spazi urbani rafforza, secondo me, il racconto, dà credibilità a quello che Naughty Dog vuole raccontare. Quell'apocalisse che ha soffocato l'umanità per 20 anni, la senti solo guardandoti attorno. Un video dei ragazzi di Level Art sulla narrativa silenziosa spiega la cosa alla perfezione. È stato veramente un piacere ascoltarlo. Quello è proprio ciò che voglio intendere. Non so se vi siete mai fermati con Joel o con Ellie a osservare il panorama. Personalmente mi è capitato parecchie volte, soprattutto in The Last of Us Parte 2. La pioggia che bagna i personaggi, i quali rimangono immobili a guardarsi intorno, fermandosi per un attimo e svuotando la mente da tutto quel caos che li circonda. Il crepitio, anche a me culla, mi fa respirare un attimo. Al contrario, quando devo combattere contro dei sopravvissuti ostili o infetti di vario tipo, Seattle, Boston, i campi delle Iene sono sempre lì a contornare la storia, dandogli una credibilità unica. Con Grim Fandango, ragazzi, stessa cosa. L'ho finito di nuovo di recente e gran parte dell'ispirazione per questo video la devo a lui. Il capolavoro della LucasArts del 98 è ambientato in un mondo
che è un mix di elementi vari, dai film noir al folklore messicano. Nella Terra dei Morti, Manny Calavera viaggia attraverso tantissimi scenari, ha un'estetica molto forte e con funzioni diverse, ma sono delle perfette cornici per la storia che ci viene narrata e per i suoi enigmi. Rubacava, ad esempio, è una città colma di locali per adulti e casinò, dove l'illegalità ed individui poco raccomandabili sono dietro l'angolo, senza nemmeno parlarci hai ben chiara l'idea di quello che gli sviluppatori vogliono raccontarti. Certo, con quella colonna sonora, tra i compositori tra l'altro c'è l'immenso Peter McConnell, che lavorò anche alle soundtrack degli Sly, è difficile non rimanere nel cuore dei giocatori. Perfino la parte portuale della città ti regala momenti unici che sono l'ordine del giorno, veramente. Ci sono dialoghi rari e importanti, andando a donare un'atmosfera narrativa inimitabile. Le inquadrature e i panorami diventano così una forma di narrazione silenziosa che contribuisce a rendere il mondo del gioco vivo e autentico. Sottolineo che il legame, che poi proviamo con questi giochi, emozionandoci per ciò che viviamo e legando con l'ambientazione, è molto molto soggettivo. Io adoro Rubacava e ho adorato Seattle di The Last of Us Parte 2, ma magari qualcuno che ha giocato questo titolo, Grim Fandango, le reputa città pessime. Insomma, varia tutto molto da giocatore a giocatore. I videogiochi offrono un livello di libertà che raramente possiamo esprimere in altri titoli. Tuttavia non servono per forza degli open world per dare un senso di libertà. Certo, un mondo vasto, aperto e pieno di segreti da scoprire facilita la cosa, guarda gli Assassin's Creed, anche se ultimamente la gente si sta stancando di quella formula. Io questa sensazione di poter esplorare ogni angolo di un luogo digitale, di una mappa, l'ho avuta con gli immersive sim come Dishonored. Il gioco infatti si plasma attraverso le nostre azioni, il livello di Chaos è infatti una sorta di indicatore che influenza l'andamento della nostra partita, una lancetta mortale che decide il tono del gioco direttamente sull'ambientazione, il level design e gli eventi del gioco. Praticamente Corvo in Dishonored può procedere come un fantasma, quindi senza mai farsi vedere, cioè addirittura un obiettivo di finire il gioco senza mai uccidere nessuno e senza mai essere scoperto, mettere fuori combattimento le guardie però in modo non letale, oppure essere un vero e proprio omicida compiendo massacri, esecuzioni letali, oppure utilizzare armi da fuoco e poteri devastanti per seminare il caos. L'indicatore del karma, aumentando negativamente, porta la città di Dunwall ad essere molto più cupa e caotica. Ci sono più nemici, i ratti, che portano la peste, sono di un numero maggiore, e ciò è un danno, poiché sentiremo diversi NPC lamentarsi di come la malattia e il degrado stanno rovinando la città. Se vogliamo prendere un esempio di esplorazione e libertà, Red Dead Redemption 2 è un ottimo esempio. La natura che circonda Arthur e la banda crea un senso di meraviglia e scoperta continua. Possiamo vagare liberamente, scoprire luoghi nascosti, interagire con personaggi secondari, portare il nostro personaggio avanti assieme al mondo di gioco. L'esempio più scemo sarebbe la barba o altri piccoli dettaglini, ma una certa cosa che è molto più calzante non posso dirla, sarebbe spoiler, però la meccanica dell'onore già presente sul primo va menzionata. Certo, avrei potuto inserire questo titolo nella parte sull'immersione. In Red Dead bisogna coprirsi quando si visitano ambienti freddi e scoprirsi quando si visitano ambienti caldi, questo ne giova sulla salute di Arthur. Tuttavia ho deciso di inserirlo qui per la libertà che ho avuto grazie proprio a delle ambientazioni. La prima volta che ci giochi è una figata viaggiare senza limiti, scoprire quella nuova terra, scoprire questa mappa che è completamente diversa da quella del primo capitolo e vivere nuove avventure non ci rende solo spettatori ma veri e propri protagonisti di storie e di scelte. Alcune ambientazioni per me hanno anche la capacità di risvegliare la nostalgia. Non sono solo spazi virtuali, ma dei veri e propri portali che ci portano nel passato, legati tanto ai giochi quanto alla nostra vita. Spesso ho fatto video sulle ambientazioni, ma soprattutto sulla nostalgia. Ora immagina, non so, di essere accanto a me, con la tua console e il gioco preferito, e raccontarmi ciò che hai vissuto. Lo farei anch'io. E tornare in un mondo di gioco che abbiamo amato anni prima per ricordarci cosa stavamo vivendo e con chi condividevamo quei momenti, è un'emozione unica. Quando penso al primo Jack and Dexter, mi ricordo le ambientazioni colorate e vive che non vanno a rimembrarmi solo il gioco stesso, ma anche quel periodo della mia infanzia, quando tutto sembrava più magico e avventuroso in un videogioco. Le ambientazioni possono così trasformarsi in contenitori di ricordi ed emozioni, facendosi sentire un legame speciale ogni volta che ci facciamo ritorno. Tutto quel colore mi è entrato nel cuore, ve lo giuro. Quando riprendo in mano invece i Ratchet & Clank,
rimango tuttora stupito dalle panoramiche che il gioco effettua quando si sbarca in un mondo, con un focus non solo sul lato artistico per farci capire il tono del pianeta, ma anche le strade o i palazzi che poi andremo ad esplorare. Pensiamo ai mondi stilizzati di Sly Cooper, invece, mi hanno trascinato in un'avventura che sembra un misto tra film d'azione e fumetti. Fermarsi per qualche secondo a godersi il Canada di Jean Bison, l'India di Rajan, Parigi di Dimitri, il Giappone feudale o Venezia, mi fa tornare in mente quando ero bambino libero da preoccupazioni. Non so voi, ma fermarsi a riflettere su quanta strada abbiamo fatto nella vita per noi videogiocatori, ma in realtà un po' per tutti, è una sensazione bellissima. Io credo fortemente che più tempo trascorriamo in un ambiente di gioco da piccoli, più diventa parte di noi. Ogni volta che torniamo in quei luoghi, non stiamo semplicemente riprendendo un titolo vecchio, ma stai tornando a rivivere un ricordo che ti è caro, quasi come visitare una vecchia casa. Infine, le ambientazioni nei videogiochi sono spesso opere d'arte a tutti gli effetti. Mondi disegnati con cura che riescono a combinare estetica e funzionalità, catturando l'occhio e stimolando l'immaginazione. Night City, città futuristica di Cyberpunk 2077, per me è profondamente affascinante solo per la sua bellezza visiva. Poi lasciamo stare che la cosa mi ha certamente stimolato ad esplorare ogni quartiere. Preso in disparte per la sua conduzione artistica, è infinitamente migliore per la sua funzione in-game. Altro videogioco che mi ha colpito particolarmente in questo è Death Stranding. Vi avviso che voglio dedicare un video alla sensazione che mi ha dato giocare questo gioco. Comunque, già solo con il concetto di base del che cos'è un Death Stranding, hai la mia attenzione. Poi, con le sue praterie immense, montagne innevate o città decadute, mi ha catturato. Gli elementi surreali che la Kojima Productions ha inserito nel paesaggio gli dà quel tocco di mistero che crea un minimo di tensione, la quale, a parte in certi casi, come quando si è nel mezzo di una cronopioggia o in una zona che pullula di BT, è perfetta per fermarsi ad ammirare il tutto. La solitudine che mi ha dato Death Stranding, soprattutto per il periodo in cui l'ho giocato, non me la dimenticherò mai. Ma la Gotham di Arkham Knight? Fermarsi sulla parte più alta di un grattacielo, su un gargoyle o chissà quale altro della malfamata città non apprezzo. Con Batman possiamo fermarci a osservare solo per ammirare i dettagli, la luce o i colori dei neon, quel tocco di oscurità che la pioggia contorna perfettamente, conduzioni artistiche di altissimo livello e che soprattutto mi sono rimaste dentro. Le ambientazioni nei giochi citati prima, quindi, non sono semplici scenari, ma magici protagonisti delle esperienze che viviamo, che vanno a dare una vera e propria iniezione di emotività alle atmosfere del videogioco stesso. Poco importa se stiamo parlando della poco raccomandabile Rubakawa, della decadente Dunwall o del colorato accogliente villaggio di Sandover. I mondi videoludici hanno il potere di immobilizzarci per farsi ammirare e diventare parte integrante dell'immersione e delle tante emozioni che andiamo a provare. Tanti videogiochi sono delle opere d'arte e ci intrattengono proprio grazie ad essa, grazie alla vostra importantissima visualizzazione.